è stato rinnovato l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Sono stati confermati il presidente Mauro Laus, Partito Democratico, i due vicepresidenti Nino Boeti per la maggioranza e Daniela Ruffino per l'opposizione, e i consiglieri segretari Angela Motta e Gabriele Molinari del Partito Democratico. Per la prima volta entra nell'ufficio di presidenza il gruppo del Movimento 5 Stelle, con il consigliere Giorgio Bertola. L'Assemblea ha approvato la legge che regola nuovamente le specie cacciabili in Piemonte, ripristinando la tutela su 13 di esse. Dal 2012 alcune specie tutelate erano infatti state reinserite nel calendario venatorio della regione. È continuato anche nel 2016 il cammino di risparmio e di efficientamento intrapreso dal Consiglio regionale negli ultimi anni. Lo ha sottolineato il presidente dell'Assemblea nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno. Sono stati premiati nell'aula del Consiglio regionale i giovani piemontesi che dal 1 al 3 dicembre scorso a Göteborg, Svezia, hanno partecipato agli Euroskills, campionati europei dei mestieri. Tra di loro Denise Giacosa di Mondovì, che ha conquistato la medaglia d'oro come hotel receptionist. Una soirée stellare è il titolo della seconda edizione del concerto di Natale che si è svolto nell'aula di Palazzo Lascaris, a favore dell'associazione Alma Terra di Torino. L'evento è stato organizzato con il Rotary Club Torino Dora, sul palco il coro dell'Accademia della Voce del Piemonte. Uno strumento a disposizione dei giovani che vogliono creare un'impresa. Si chiama StartMap ed è una piattaforma informatica con 150 soggetti mappati e tutti i servizi disponibili. Realizzato con la Fondazione Human Plus, è stato presentato a Palazzo Lascaris dalla Consulta Giovani. La violenza diretta nella politica sfociata nel terrorismo in Italia e in Europa negli anni 70 è stato il tema della seconda edizione della Scuola di Alta Formazione promossa dall'Istoreto con il Comitato Resistenza e Costituzione e rivolta a docenti, operatori culturali, studenti universitari.